La superiorità della Juventus nei confronti del Genoa è stata più netta di quanto non dica il risultato. I bianconeri sono piaciuti nel primo tempo. Gioco a ritmo sostenuto, ben orchestrate le azioni, frequenti e pericolose le irruzioni in area. Compagine quadrata e solida, ha commentato soddisfatto Trapattoni. Sicura la difesa, ben registrata da Scirea, lavoro fecondo e ordinato a centrocampo, dove Benetti cresce di tono, diciamo che è al 70% del suo rendimento standard. All'attacco Bettega non brilla, ma riesce ugualmente a intendersi con Boninsegna, che è effervescente, rapido nei movimenti. Quando Causio, oggi in buona vena, gli serve il pallone, è puntuale all'appuntamento con il gol. Eccolo. Positivo il debutto di Alberto Marchetti in Serie A. 22 anni, toscano di Montevarchi, sostituisce degnamente l'infortunato Furino e dimostra senso tattico e chiarezza di idee. Del Genoa si salva solo la difesa col portiere Girardi e Matteoni in evidenza. A centrocampo giostra bene Onofri. Il tornante Rizzo è l'unico a farsi pericoloso, come in questo tiro a fil di palo. Pruzzo, sorvegliato speciale dei tecnici juventini, si sente gli occhi di tutti puntati addosso, è ben controllato da Morini e conclude poco. Nella ripresa, noiosa, i rossoblù non sanno approfittare della situazione a loro più favorevole. La Juventus infatti considera acquisito il risultato, se lo amministra e si risparmia, pensando già all'Inghilterra. Fra 10 giorni sarà là, in Coppa UEFA, contro il Manchester United.